La gestione dei rifiuti e l'emergenza Valle del Sacco, ma anche un programma di bonifica e risanamento ambientale, sono stati questi i temi trattati nel forum di Colleferro, organizzato dal movimento Rifiutiamoli. L'incontro ha visto protagonisti istituzioni, associazioni, docenti esperti del settore e cittadini. È fondamentale estendere la lotta ambientale in questo territorio, ma che è una lotta anche per il futuro di questo territorio. E quindi innanzitutto è un momento di riflessione che collega le questioni ambientali, di sviluppo del lavoro, e su questo noi pensiamo che nei prossimi mesi dovremo assolutamente estendere il ragionamento ed estendere la lotta. Ovviamente insieme a Colleferro portiamo avanti questa battaglia da diversi anni per elevare l'attenzione sui temi della Valle del Sacco, ma soprattutto per far comprendere qual è la posizione di Ceprano. Ceprano è l'ultimo dei comuni che viene toccato e bagnato dalle acque del fiume Sacco, ma è il primo in ordine di interventi all'interno del SIN bacino del fiume Sacco. Per questo, insieme a Colleferro e agli altri comuni della Valle del Sacco, stiamo continuando a portare avanti la nostra battaglia affinché il prima possibile partano tutte le azioni di messa in sicurezza e successiva bonifica del SIN. È importante perché ormai su queste tematiche e su questi problemi siamo tutti informati, sappiamo benissimo qual è la condizione delle acque e dei nostri suoli, e soprattutto è importante perché i primi episodi della Valle del Sacco ormai sono lontani 14 anni, quindi prima interveniamo e prima riusciamo ovviamente anche a capire qual è lo stato della salute della nostra popolazione. Tema centrale del forum, l'emergenza rifiuti della capitale. Noi siamo stati per anni la risoluzione ai problemi della città di Roma e non vogliamo più esserlo. Abbiamo vinto la battaglia degli inceneritori, in cui si bruciava l'immondizia di tutta Italia, e vinceremo anche la battaglia della discarica. Il contratto che il comune di Colleferro ha firmato con la discarica scade il 31 dicembre e c'è un tonnellaggio autorizzato che non può essere aumentato. Quindi il nostro è un territorio che ha già dato e non permetteremo a nessuno di andare oltre quel tonnellaggio quella scadenza. Se quel tonnellaggio verrà raggiunto prima del 31 dicembre, noi chiuderemo la discarica prima del 31 dicembre. Fondamentale resta la collaborazione tra le istituzioni. Per far fronte all'emergenza è necessaria ed importante anche ogni singola azione dei cittadini. Ma soprattutto ho sottolineato l'importanza del link, della collaborazione tra le istituzioni, le associazioni ambientaliste e di conseguenza anche la ricerca, perché questo dovrebbe servire, e questo mi auguro, che dia sempre più ampio spazio, che venga sempre più allargato, che venga una informazione minuziosa tra le popolazioni, quindi della Valle del Sacco, che si rendano consapevoli della gravità, soprattutto dal punto di vista inquinante, in cui veniamo, quindi che ognuno di noi venga a tutti i livelli, ovviamente, ma anche dal cittadino più semplice, rispetti quelle che sono le condizioni basilari, fondamentali, quindi soprattutto ovviamente riguardo al rispetto dell'ambiente, dal semplice sacchetto della plastica o alla cicca che viene buttata a terra. Il tema della collaborazione è centrale nella risoluzione delle problematiche ambientali perché la loro complessità non è soltanto di tipo tecnico, ma è anche di tipo geografico, perché molto spesso sono diffuse in modi che diciamo non ci aspettiamo. Il tema è che non tutti gli assessori all'ambiente, tutti i comuni possono specializzarsi su tutti i temi, mentre se i singoli assessori studiano e analizzano le problematicità specifiche della loro città e poi le mettono a sistema, si riesce a fare una progettazione comune.